poi gli avvocati presenteranno. Sì, va bene, ci faccio dare le fotocopie del difensore. Dica avvocato Isgro. Desidererei che lei gentilmente fissasse sin da adesso una specie di programma per gli interrogatori degli imputati. Le dico subito che io sabato prossimo sarei impegnato in un grave processo che purtroppo si celebra nella sede normale vorrei assistere all'interrogatorio del Crinelli, che fa parte di un'altra associazione ritenuta dal giudice istruttore, non dal pubblico ministero. Che se gentilmente potesse, in linea di massima, sentendo come... Vediamo come detenuti chi abbiamo ancora da sentire. Allora, Carò. Di Agostino abbiamo sentito, di Gesù. Va bene, possiamo accontentarla allora, avvocato Isgro, possiamo procedere all'interrogatorio di Crinelli. La ringrazio. Venga avanti Crinelli. Conferma le dichiarazioni che ha reso nella istruttoria lei? Sì. Lei ha avuto dei rapporti con Cercola, rapporti di affari con Cercola Guido? Sì. Per che cosa? All'inizio per una casa che abbiamo costruito insieme in Sardegna e poi per il lavoro dei quadri. Ha avuto rapporti di affari anche con Faldetta? No. Balducci? Balducci soltanto per la casa, perché il terreno inizialmente era il suo. Poi è stato venduto in quattro parti e accatastato facendo quattro case. Con Diotallevi e Lucarini? No. Non ha mai prestato soldi lei a Diotallevi e Lucarini? Sì, a Diotallevi. Quanto? 78 milioni. Rapporti con Fratini ne ha avuti? Con Fratini sì, ho comprato una casa da Fratini. Nessun altro rapporto? Il rapporto è che Fratini comprò la casa in Sardegna, cioè le quattro case che abbiamo costruito, poi frazionate, da Balducci. Quindi l'ho conosciuto in questa occasione. Poi Fratini l'ha venduta questa casa e aveva da vendere un'altra piccola casa che io ho comprato da lui a rate. Sì. Tutto qua. Rapporti con Merluzzi? No, rapporti veri e propri no. Lo ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto. In che occasione? In occasione, ma non direttamente, quasi sempre indirettamente. Cambiava degli assegni. Cambiava degli assegni. Sì. Lei sa se Cercola Guido prestava denaro a usura o non a usura, per amicizia? Sì, prestava denaro. Lo so. Sa se lo faceva per amicizia o interesse normale o usurario? Ma questo è un discorso suo, secondo con chi trattava, penso. Ma lui, Cercola, ha parlato di anche di prestiti a titolo di amicizia, ha fatto un nome, un certo Crialese, per esempio. Lei conosce questo Crialese? Sì, lo conosco, Crialese. Non sa nulla di questi prestiti a titolo di amicizia? Gliel'ho detto, so che prestava soldi. Chi è questo Crialese? È uno che aveva un negozio in via Cassia. Come si chiama di nome? Non mi viene, Crialese. Lei ha fatto prestiti a sua volta frequenti, prestiti di denaro? Sì.
A Coruccini, per esempio? Non direttamente. Tramite chi? Cuccarini Piero. Perché importo? Ma non è che ci sia un porto ben preciso, è stato volte, alternato. Secondo quello che Cuccarini mi portava, io siamo disponibili a conviare al segno. Con il Diagostino che rapporti ha avuto? Niente, così, di amicizia. Di amicizia perché ci siamo conosciuti sempre tramite Guido, che io è il primo che ho conosciuto, e poi perché ci siamo visti qualche volta in Sardegna, dove andavo a prendere un gelato da lui. E si è interessato di vendita di quadri? Il mio lavoro. Con chi trattava prevalenza? Beh, inizialmente quando l'ho iniziato, con il lavoro di quadri moderni, contemporanei, e quindi direttamente con pittori o d'altra gente. Quando ho iniziato invece il lavoro dell'antiquariato, l'ho iniziato tramite Virgilio Ferini, insieme, andando a comprare dei quadri anche fuori Roma o con altri antiquari. Ha avuto rapporti in questo commercio con Iandolo? Certo. Cioè ha venduto o ha comprato quadri? Ho comprato a Iandolo normalmente, non ho mai venduto. Non ha mai venduto. Sa qualche cosa di un quadro che Iandolo ha acquistato per 14 milioni che non voleva far vedere in giro? No. Questo è un lavoro molto strano. Il fattore che i quadri non si vogliono far vedere in giro non implica che il signore di influenza dubbia. È solo perché hanno sempre paura che chissà che quadro sia. Ogni volta che si compra un quadro antico si pensa sempre che sia un Raffaello o un'altra cosa. Poi invece diventa una crosta come tutte le altre. In una telefonata lei parla di assegni mandati al notaio per il protesto. Sì. E della preoccupazione del direttore della banca. Di che si tratta? Ci può spiegare? No, se mi spiega lei perché io non lo so. Non posso spiegarlo perché non so. Per cortesia, Zoccoli, prende la cartella 6. Lei conosce Pennisi Maurizio? Pennisi Maurizio, certo. Allora sembra che in una telefonata tra lei e Pennisi lei parla di un fido, di un saldo, eccetera, di assegni. Pennisi è un impiegato della banca dove io lavoravo. Com'è? Pennisi è un impiegato di banca dove io lavoravo, l'Agenzia Agricoltura 1. Agenzia? Agricoltura 1 di Roma, dove è il mio conto corrente. Se non è eccessivamente lunga. È un po' lunga. Pennisi, sei un figlio di Mignotta, ma mi vuoi chiamare
Pennisi, io ti stavo chiamando, Crinelli, dai, dimmi, Pennisi, che ti devo dire, eccetera, eccetera. Poi si parla di... Di quando è, scusi? Alle 14 dicembre dell'84. Ti stavo chiamando, che ti devo dire, a me hanno detto che l'hanno pagati, dice lei, dimmi se è vero o meno, Pennisi, sono stati pagati, l'ho già scaricati. Lei dice, io lo sapevo che erano stati pagati, io te l'ho confermato, allora praticamente noi che cosa abbiamo adesso? Adesso, lei dice, 47,5, lo sapevamo. Dal notaio, io che ho soltanto 9 milioni dell'elettro, è un'informazione interrogativa, Pennisi dice 10 milioni della Telelettron, sì. Lei dice, tanto va protestato, Pennisi, più quello, lei, e basta, Pennisi, quindi sono 57 milioni, lei. E io ho 117 milioni in carico, Pennisi, a ieri, a lei, ad oggi, Pennisi, ad oggi dovrebbe passare un assegno di 8 milioni, uno di 15 milioni, Crinelli, sì, no, un attimo, nel senso io fra il fido e il saldo, Pennisi, no, adesso stai a posto con quei 20 milioni. Lei, non sto dicendo tra il fido e il saldo, io ho un saldo di 26 più 31, 115 che ho versato oggi, più il fido ho un totale di 117, mi stavo facendo il conto, anche se non andavamo protestati, se non andavamo protestati gli altri, se andavano protestati gli altri, se andavano protestati ero sempre dentro. Pennisi, no, andavi di fuori con l'assegno di 15 milioni, di circa 12 milioni. Lei, non è possibile, guarda. Si ricorda questa telefonata? Sì, ma questa non dico tutti i giorni, ma quasi sempre mi capitava. Era il mio lavoro normale per sapere che disponibilità avevo in banca. Poi nel corso della telefonata lei sembra che, perché è sunteggiata qui, sembra che dica, parli degli assegni mandati al notaio per il protesto e le preoccupazioni del direttore della banca per questo fatto. Beh, per via del fido, quindi molte volte andavo fuori oltre fido, quindi il direttore era preoccupato perché non potevo sconfinare. E lei poi dice, non c'è problema proprio, non c'è problema, 200 neanche vengo io, chiamo i Capanna e ti portano i 200, hai capito? Non è per che ci sono problemi di soldi, sì. Però non voglio prenderli se... Pennisi, siccome io questo discorso gliel'ho fatto, evidentemente dovrebbe parlare del direttore, quando c'è qualcosa me lo dicono, tanto è vero che lui mi aveva detto, vedi un po' Maurizio se mi può fare qualcosa, io mi stavo preoccupando, poi mi ha detto che quelli erano pagati, basta, è finita la storia. Va bene, allora volevamo sapere soltanto i motivi di questa preoccupazione del direttore. Beh, e chi era questo quando direttore? È il direttore dell'Agenzia di Agricoltura 1. Cioè? Basile. Basile? Il notaio della... Ma il notaio non è che li mando io dal notaio, li manda la banca stessa quando... Sa chi era il notaio della banca? No. In altra telefonata... Lei dice che non si può parlare al telefono perché non si può fare affari per telefono. Mi pare giusto. Se ce lo spiega anche a noi, forse possiamo condividere la sua opinione. Se lei mi dice che vuol fare un'operazione, che ne so, vuole un prestito, vuol comprare un quadro, come faccio a parlare per telefono come devono fare? Cioè motivi di complessità dell'affare? Ma non riesco proprio, non riesco a farlo se non c'è la persona davanti. Che rapporti aveva con questi Capanna di cui parla nella telefonata? Sono dei miei amici, che quando mi servono i soldi glieli chiedo e me li prestano. In altra telefonata lei parla con Guido di un cappotto. E Guido gli dice, dice a lei di lasciarlo in una busta. Siccome un cappotto in una busta sembra un po' strano, ci vuole spiegare? Ma si vede che il cappotto l'aveva portato il sarto, Perri, Giuseppe era, Perri. Era realmente un cappotto, era realmente una busta. Il nostro sarto, se vuol chiamarlo, si vede evidentemente quel giorno mi ha portato un cappotto e gliel'ho lasciato dentro una busta. Chi sono questi Capanna di cui ha parlato? Sono dei miei amici. Sì, i nomi? Capanna Antonio. Capanna? Antonio. Antonio. Che cosa fanno?
fanno le aste giudiziarie, quindi hanno un grosso capannone per macchine utensili e poi hanno una grossa rivendita di gomme. Come si chiama la rivendita? Capanna. Capanna. Non ha una ditta, un nominativo? È personale, Capanna Antonio, la licenza è sua. Va bene. Rapporti di affinità? Con i Capanna? C'ha rapporti di affinità con che i Capanna? Che vuol dire, scusi? Parenti, sono parenti di sua no, moglie? No, non ho parentela. Sono amico, basta. Non sono neanche parenti di sua moglie? No, no, assolutamente no. Risulta? Ci sono delle dichiarazioni di Lucioli Fulvio al riguardo. C'è pure Lucioli in questo processo? Non sapevo. Se le può contestare, signor Presidente? Così sentiamo. E abbiamo già contestato. Eh? E abbiamo già. Ha detto già che non ci sono rapporti. Ci sono domande, avvocato? Sì, Presidente, ci sono domande. Pubblico Ministero, prego. C'è una telefonata riguardante un termometro con il Virgilio Fiorini. Una telefonata in cui si fa appunto riferimento, e soprattutto il Fiorini nel suo interrogatorio riferisce in ordine alla risposta che aveva avuto Crinelli, aveva ricevuto dal Crinelli, ma che cavolo ci devi fare? Però poi si parla anche di consegna di questo termometro al Crinelli. Che cosa può dire al riguardo? Rispondere? Sì, rispondo. Non sono stato mai interrogato su questo, quindi mi sta dicendo adesso e gli dico che non me lo ricordo assolutamente questo fatto. Non lo ricorda? No, che mi sia stato consegnato. Dico che non me lo ricordo assolutamente questo fatto. Non lo ricorda? No, che mi sia stato consegnato un termometro, no. Ricordi di averne parlato? No, neanche. Appresso il pubblico ministero. E prima di analizzare insieme al Crinelli il contenuto della lettera di Caprioli, volevo contestare ancora un'altra telefonata riguardante in considerazione della correlazione della stessa telefonata, quella fra il Fiorini ed il Cercola, inerente il Matteo Badoni alla dogana svizzera, ed è una telefonata alquanto chiara, subito dopo c'è questa telefonata con già in quelle telefonate si fa riferimento al Roberto Crinelli e gli imputati in sede di interrogatorio, soprattutto il Fiorini, dice che si trattava di Crinelli, quello Roberto. Ora, in questa telefonata si fa riferimento ancora una volta a Quadri e volevo sapere un po' da lui delle spiegazioni in ordine a questi rapporti che aveva con il D'Agostino, con il Crinelli, con il Cercole, con il Fiorini in ordine a questo commercio di quadri e soprattutto a questo Badoni che era in Svizzera. Prego. Vado per ordine. Con D'Agostino Franco non ho mai avuto nessun rapporto di quadri. Non se ne è mai interessato a che io sappia. Pompeo Badoni, mai sentito questo pittore Pompeo Badoni, io non ho mai avuto un quadro di questo, di questo pittore. Lei non sa nulla di cosiddetti paesaggi che dovevano andare in Svizzera, consegnati, no. Questi consegnati paesaggi, a paesaggi casa. No. Cosa? Consegnati a casa di certe persone, no, no, perché non lo so assolutamente, avevano non lo so. Paura, no. Non sa nulla. No. Altre domande, pubblico ministero? Presidente, quella lettera dei Caprioli che lui aveva in tasca al momento del sequestro, se vuole darne la sua spiegazione. Se vuoi rispondo nuovamente. Che vuol sapere? Dica. Che cosa vuol sapere? Beh, ci racconti un pochino com'è che ci aveva in tasca questa lettera. Io la mattina che sono uscito da casa, normalmente vado sempre a guardare nella cassetta della posta. Ho trovato una lettera dentro una busta, anzi una busta. Però era tardi la mattina, avevo due appuntamenti urgenti, quindi non l'ho letta, l'ho messa in tasca, dico dopo la leggerò in ufficio. Non ho fatto in tempo a leggerla, mi hanno arrestato prima. Non ho mai saputo il contenuto della lettera. Difesa, domande? Ma volevo, su,
sulla domanda precedente del signor Pubblico Ministero, volevo che Crinelli chiarisse un po' quali erano questi suoi rapporti con gli altri imputati in ordine alla compravendita di quadri, che specificasse bene al Tribunale quali erano i rapporti precisi con il circo. L'ha già fatto il Pubblico Ministero, ma su questo punto mi pare che Crinelli non abbia risposto esaurientemente. Col Fiorini, col Cervo. Il suo difensore la invita a precisare questi rapporti e la posizione rispettiva. I rapporti sono così. Io con Fiorini andavo a comprare dei quadri. Con Cercole mi ero diviso nell'80, che avevo fatto non una società ma così diciamo di fatto per i quadri contemporanei. Nell'80 ci siamo divisi. Nell'83 io ho iniziato a comprare quadri con Virgilio Fiorini, il quale Cercole Guido l'aveva fatto prima di me. Io nel mio negozio volevo cambiare attività, non più rivendita di quadri, ma volevo fare una finanziaria sull'arte. Quello che poi ho fatto. Quindi avevo dei quadri e non sapevo dove poggiarli. Allora dissi a Virgilio se potevo poggiare i miei quadri nello studio di Via Margutta, dato che c'erano anche quelli di Guido, quindi avremmo avuto più quadri da poter far vedere, quindi un commercio maggiore. E mi è stato accettato. E sono andato su a Via Margutta con i quadri. Di Agostino Franco non c'è entrato mai niente, quindi io compravo quadri con Virgilio Fiorini, Guido li comprava con Virgilio Fiorini e alcune volte si facevano anche degli affari insieme, ma raramente. Non so se ho risposto bene o devo dire altre cose. Ha interesse a qualche altra precisazione? No, già aveva risposto, mi piaceva che chiarisse questo piccolo dettaglio. Un'ultima domanda e per me l'interrogatore può anche finire. Ha parlato prima, rispondendo a una domanda specifica del signor Presidente, di denaro che gli dava in prestito, sovente anche. Desidererei sapere dall'imputato, queste somme che dava in prestito a diverse persone, le dava in denaro contanti o le dava con assegni? Mai denaro contanti, sempre assegni, miei personali o di altri clienti. Lei era interessato in una galleria d'arte, si chiamava Leone Azzurro. Leone Azzurro. Era intestato a sua moglie? A mia moglie, sì. Lo sono ancora. È tuttora interessato in questa sì. galleria? Ancora il mio negozio si chiama Leone Azzurro. Ma come mai lei allora poggiava i quadri presso il Fiorini? Gliel'ho detto perché avevo cambiato attività. Non era più un negozio, l'ho fatto diventare un ufficio. Quindi mi serviva uno spazio anche perché Fiorini, con la sua conoscenza, anche la conoscenza dei vari restauratori, avevo più possibilità di poter sistemarli e venderli tramite le sue conoscenze, che erano più ampie delle mie. Senta, i quadri con il timbro di sua moglie, no? Sì. Di Damatelda, sì. Che sono stati trovati nella villa di Poggio San Lorenzo, non li ha riconosciuti? Non li ho riconosciuti perché non li ho veduti, me l'ha detto il giudice Viglietta, me lo domandò, e mi disse come mai erano lì, ho detto come sono lì, non lo so, però quando ci siamo divisi nell'80 con Cercola Guido, abbiamo fatto anche la divisione dei quadri che erano di nostra proprietà. Evidentemente lui dopo portandoli a casa, quello che cosa ci ha fatto lo sa lui. Io non Ma so. Lei è in grado di dire se quei quadri sono quelli che lei ha lasciato a Cercola Guido la divisione della società? Vedendoli sì, se c'è il timbro mio dietro, diciamo di Mirdita Matelda e un azzurro, sicuramente sono miei. Va bene, può andare, grazie. Grazie a lei. Ancora una domanda? Ah, scusi un momento, Pinelli. Faccio riferimento alla telefonata. La telefonata tra Virgilio Fiorini, Antonio Iandolo e Guido Cercola, in cui si dice esplicitamente quanto gli devi dare, Roberto, 14. Gira a gira, qualcuno ci capita, solo una paura che se lo vede quello chiacchiera. Chiacchiera.
Guido, pochi righi più sopra, aveva detto: lo voglio far pulire a casa mia il quadro, così non lo vede nessuno. Ora, se lui si ricorda di aver percepito 14 o 15 milioni in riferimento a questo strano rapporto che riguarda Virgilio Fiorini, Antonio Iandolo e Guido Cercolo. Guardi, 14 milioni li ho ricevuti da Virgilio Fiorini, ma di un quadro mio comprato io e lui molto tempo prima, comprato a Firenze dall'antiquario Baroni, una natura morta, forse un anno prima l'avrei comprata, rimessa a posto, restaurata, rincorniciato, e lui mi trova un cliente e l'ho venduto a 14 milioni, ma era già pulito, sistemato, quindi non credo che facci parte di quello che mi sta dicendo il pubblico ministero. E di quello lì non ne so assolutamente niente. Forse i 14 milioni devono dargli a un altro e non a me. Se capitava spesso che nel suo studio di via Mergutta, studio che aveva in comune con Fiorini, sì, e con altre persone, si incontrassero spesso il Guido e il Franco D'Agostino. Ci sono alcune telefonate in cui dice: ci vediamo domani mattina alle 10:30 da Roberto. Questa è una telefonata del febbraio dell'85. Un giorno sono venuti, è venuto Cercola. Ma un giorno o spesso? Perché no, ce ne stanno giorno, anche altre di telefonate. Non lo so, mi sto dicendo quello lì, ma dico che quello che mi ricordo io, un giorno è venuto Guido e dopo poco è venuto Franco, tant'è vero io era quasi ora di pranzo, sono andato a pranzo insieme al ristorante proprio a tre passi dal negozio mio. Ancora in un'altra telefonata sull'utenza Cliss, Robertino e Guidino parlano di soldi che Robertino chiede a Guidino se deve darglieli e Guido gli risponde che non c'è fretta in quanto gli ha dati lui. A chi? Roberto precisa che lui li aveva dati a Gianni affinché li portasse a Franco. Questa è una telefonata del 7 gennaio 85. Non ci sono problemi, concludono Guido e Roberto. Non lo so, il fatto che io abbia preso dei soldi, l'ho dato a Gianni e Gianni l'ha abitato a Franco, non... Gianni sarebbe Travaglini, Giovanni. E io ho dato soldi a Gianni? Da una telefonata così si comprenderebbe. Non lo so per che cosa. Io ho comprato macchine da Gianni, forse ho dato soldi per me, non per altri. Non si ricorda bene, no, questi dati. 7 no. gennaio 85. No, ma non mi ricordo proprio, non mi ricordo la telefonata, no, non c'è proprio il fatto che io possa aver dato soldi a Gianni perché per un altro. Se l'ho dati per me. Altre domande? Ci sono altre domande per il pubblico ministero? Grazie, può andare. Grazie. Sospendiamo per 5 minuti. Chi erano i difensori che volevano fossero sentiti loro assistiti? Lei è per? Cerco a Stefano. Poi c'era? Problemi di ritornare a Palermo. Per Morello? Sì. Problemi di aereo. Allora, Morello, poi facciamo Cercolo a Stefano, bene? Si accomodi. Lei conferma tutte le dichiarazioni che ha reso in istruttoria? Sì. Lei ha parlato del suo rapporto con Rotolo per quanto riguarda la garanzia di 1 milione di marchi verso la DETA. Ma
dopo questo intervento, Rotolo che cosa continuava a fare alla CEA? Alla CEA niente. Non era presente alla CEA a Formello? No, era presente qualche volta in visita a me, una visita fra compaesani, perché eravamo tutte e due, siamo tutte e due di Palermo, e quindi quando aveva del tempo libero veniva a trovarmi. Tempo libero da cosa? Cosa faceva in quel periodo? Ma lui mi ha sempre detto che si occupava di vendita e acquisto di pietre preziose. Quindi continuava a fare questa vendita? Questo è quello che mi risulta. Quante volte sarà venuto alla CEA? Ma direi diverse volte, almeno quantificarla almeno una decina di volte senz'altro. A intervalli di tempo notevoli o frequentemente? Ma diciamo che c'erano dei periodi che veniva e quindi magari due o tre giorni di seguito, poi c'erano periodi che non veniva per un mese. Non aveva alcun incarico alla CEA? No. Volevo precisare, fra l'altro, poco fa c'è stata una domanda del pubblico ministero relativa a un puccio dipendente della CEA, ma questo è stato chiarito, il puccio dipendente della CEA è tutt'altra persona che è stata sentita diverse volte e è libero e tranquillo, cioè non è il puccio che forse si riferiva il pubblico ministero. Puccio? Lei sapeva che Rotolo era latitante? No. Ha mai sentito se si faceva chiamare con qualche nome diverso? No, perché la cosa mi sarebbe tornata strana. Lei fece un viaggio per andare alla sede della DETA? Sì. Anzi, due viaggi. Io in DETA ne ho fatto molte. Molti. E è venuto Rotolo in qualche occasione? Una sola volta, in occasione appunto di definire questa operazione commerciale. In quanto il Rotolo, per come ho lungamente spiegato, doveva fare da garante in un'operazione commerciale, certo, attraverso suoi amici, eccetera, per tutta appunto una serie di preliminari che c'erano state. Quando si doveva concludere mi diede appuntamento in Svizzera, in quanto io da Milano andavo in macchina, mi disse dove andarlo a prendere in Svizzera, io partii col signor Novelli che allora era rappresentante della DETA di Milano, siamo passati dalla Svizzera a prendere il Rotolo e siamo proseguiti fino alla DETA in Germania. C'era qualcun altro con loro? No. Preciso. Conosce della Torre? Della Torre l'abbiamo conosciuto presso la sede della DETA, perché ci raggiunse il giorno che si definì l'accordo, cioè si trattò l'accordo con la DETA. E in quell'occasione vorrei precisare che sia al Novelle che alla DETA l'ho presentato per quello che era, Rotolo Antonino. Chi è che ha fatto assumere o ha incaricato di qualche mansione il La Fiura presso la CEA? La Fiura l'ho assunto io, in quanto venne a trovarmi e a chiedermi se era possibile svolgere qualche lavoro, in particolare nel campo della vendita, in quanto noi ci siamo impegnati in questi due anni di creazione della CEA a organizzare una rete di distribuzione in tutto. Abbiamo fatto varie inserzioni su tutti i quotidiani italiani, eccetera. Fra le tante persone che mi hanno interpellato nei modi diversi, di persona, telefonicamente, eccetera, il La Fiura è venuto a trovarmi a Palermo dicendomi se si poteva fare qualcosa nella zona dove lui abitava da tempo, a Pordenone. Dopo gli opportuni controlli attraverso i funzionari di vendita, eccetera, si è deciso di dare il mandato di agente con deposito alla Fiura per la zona di Pordenone. Quando Rotolo veniva alla CEA, lei usciva con Rotolo la sera? È successo. C'era qualcun altro con loro?
Sempre le persone del magazzino, cioè nel periodo che la Fiura è stato lì, una sera forse, e c'è stato anche lui. E poi niente, di altre persone no. Cioè, Cercola Stefano c'era? Cercola Stefano era sempre lì perché lavorava con noi, ma la sera credo forse anche lui una sera sola, cioè che abbiamo fatto... Ma può anche essere di no, cioè non mi sono mai registrato queste cose. La sera, finito di lavorare, capitava che andavamo a mangiare, tutto. Senta, la Fiura dove alloggiava? La Fiura alloggiava presso un monovani che avevamo preso in affitto nella residenza sulla Cassia. E lui alloggiava lì. Lei sapeva che Calò aveva un residence nello stesso, assolutamente, un appartamento nello stesso residence? Assolutamente. Premetto che sconoscevo l'esistenza, il nome di Calò, cioè per me non era un nome. Lei dove abitava all'epoca? Io per un periodo ho abitato nell'appartamento, prima quando sono venuto a Roma e ho concretizzato questo deposito, eccetera, ho preso un monovano in un residence diverso di questo della Cassia, non mi viene in questo momento, no. In un secondo tempo, dopo che avevo perfezionato l'acquisto di due appartamentine, sono andato ad abitare in questo appartamento. Ha mai abitato in via Montebelluna lei? Sì, questo appartamento di via Montebelluna. Quindi lei dice in un residence prima, poi via Montebelluna. Sì. Residence sulla Cassia ci ha abitato? Io ci sono state diverse sere, in quanto a un certo punto, perché io avevo portato a Roma la mia famiglia, a un certo punto, siccome c'erano problemi di dover accompagnare i bambini, andarli a prendere, mia moglie non riusciva a fare tutte queste cose da solo. Quindi lo scopo mio, che era quello di rendermi più libero, avere più tempo da dedicare allo sviluppo di questa attività, e quindi portare la famiglia a Roma, si era dimostrato il contrario di quello che io mi aspettavo, cioè i miei impegni erano diventati maggiori per la famiglia. Quindi a un certo punto, di comune accordo, si è deciso che mia moglie ritornava a Palermo a casa, in attesa che le cose si potessero gestire in modo migliore. Quindi in quel periodo è capitato che io, quando ero a Roma, andavo a dormire a residenza insieme alla Fiura. La Fiura sapeva che lei ha abitato in via Montebelluna? Ritengo di sì. Via Montebelluna era due appartamenti, aveva. Due. Li aveva acquistati? Sì. Soldi suoi? Soldi della società c'era. Infatti in questo senso abbiamo avuto terminato le verifiche fiscali proprio per la fine dell'anno 86, da dove sono emerse le regolarità di tutte queste operazioni. Risulterebbe che Rotolo fece fare una cuccia per i suoi cani, sì, presso la CEA. Sì. C'erano questi cani di Rotolo, quindi sì. Come mai, se andava e veniva così saltuariamente, c'aveva dei cani lì alla CEA? Sì, lui disse che aveva, perché ha sempre avuto la passione, da che lo conosco io, l'ho visto, ha sempre avuto la passione della caccia e più che la caccia i cani. Mi disse che aveva questi due cani che non poteva lasciare in altri posti, eccetera, e quindi se potevo tenerli nel capannone, in quanto era un magazzino. Siccome all'interno del capannone c'era un impianto di allarme, i cani non potevano stare all'interno. Gli manifestai questo problema e mi disse che eventualmente avrebbe provveduto lui a realizzare una sistemazione esterna per i cani. Tra l'altro questo gli avrebbe permesso, anche quando io non c'ero, la sera, la domenica, eccetera, lui poter prendere i cani senza problemi. Chi è che costruì la cuccia per questi cani? È stata una persona che ha portato il rotolo stesso, insieme, aiutato lì dalle persone che c'erano al magazzino, hanno fatto questa recinzione dove poter tenere questi cani. Questa persona che c'era nel magazzino chi era? Ma è stato presentato come Salvo, e così lo
so che si chiamava e per questo l'ho conosciuto. E non ne sa niente di più? No. C'era una cella frigorifera nella CEA? Sì. Cosa serviva? Ma questa cella, siccome ci sono dei prodotti, delle cose che normalmente a Roma non si trovano, per noi meridionale, quindi frutta che normalmente abbiamo su giardini che più o meno ognuno di noi ha a Palermo e altre cose di questo tipo, chiaramente lasciandole fuori durano niente, quindi o si mangiano o si buttano. Allora abbiamo preso questa cella per conservare a lungo termine tutti questi prodotti che portavamo giù dalla Sicilia. L'aveva fatta installare lei, quindi? Sì, sì. Non sa se Rotolo, in occasione di queste sue visite alla CEA, dava disposizioni sul lavoro? No, sul lavoro non dava e non poteva dare disposizioni. Domande? Mai avuto modo di conoscere Pippo Calò? No. Ha mai mangiato al ristorante Oliveto di Formello? Tutti i giorni. Oliveto? Oliveto. Oliveto è quello che c'è sopra Formello, un paio di volte. A chi affidò i lavori degli appartamenti, di ristrutturazione degli appartamenti di Montebellone? Per questi lavori se ne occupò Rotolo. Come nacque la necessità di dare uno dei due appartamenti al Rotolo? No, praticamente siccome io ero alla ricerca di una sistemazione definitiva in quanto ero nel residence e cercavo una casa da affittare, da comprare, mi capitò questa inserzione, l'andai a vedere ed erano due appartamenti piccolini da restaurare, da ristrutturare, e chiaramente erano offerte a un prezzo interessante, però avrei dovuto spendere altri soldi per sistemarli. Siccome ne parlai con Rotolo, che eravamo insieme, come è venuto fuori, e lui mi disse, visto che lui era nella stessa condizione, che aveva problemi di questa sistemazione, ma per lui era una cosa momentanea perché poi se ne sarebbe ritornato all'estero dove svolgeva principalmente il suo lavoro, disse che se a me interessava acquistarle per le spese di ristrutturazione, i lavori, se ne sarebbe occupato lui, a conguaio o a conguagliare su quelle che sarebbero state l'affitto per l'uso che ne poteva fare lui. Chiaramente a me questo mi è convenuto, perché non ho avuto l'onere di nessuna spesa e accondiscese a questa situazione. Come mai se ne occupava lui? Come mai si offrì di occuparsene? Lei perché chiaramente per lui sarebbe stato un modo come contribuire all'utilizzo che gli facevo fare. Ma lui che andava e veniva forse aveva meno più difficoltà, direi, insomma, a occuparsi di questa ristrutturazione. Non lo so, ma non è che l'ha fatto materialmente con le sue mani. A chi ha dato incarico? Non lo so, ha incaricato delle persone che vennero, insieme a me gli disse come eventualmente gradivo che si facessero e così fu fatto. Chi ha sorvegliato i lavori? Ma penso che lui, io stesso qualche volta, perché durante i lavori, che poi sono stati lavori, non lo so, di 15 giorni, 20 giorni, ci sarò andato un paio di volte e vedevo che andavano più o meno come avrei gradito. Prego, pubblico ministero. Se conosce il costruttore Pecora di Palermo? Sì. Poi, se ha mai prenotato dei biglietti sulla Roma aerei e sulla tratta Roma-Milano-Roma? No, prenotato e no. E a che nome? Prenotato no. Io andai a comprare un biglietto per La Fiura una sera. Qua a noi risulta La Fiura Mercurio. Sì, infatti questa cosa l'avevo notata dalle varie verbali, ho cercato di ricordare che cosa possa essere stato, perché il biglietto che io dovevo acquistare era uno, quello di La Fiura. Siccome in quell'occasione è stata di sera, io andai direttamente all'aeroporto a comprare questo biglietto e mi accorsi arrivando lì che ero rimasto senza soldi, fra l'altro mi mancava pure la benzina nella macchina e mi trovai un pochino in difficoltà, per cui chiesi
al bigliettaio dell'Alitalia se loro sulla carta di credito potevano darmi della rimanenza. E mi spiegò che questo non era possibile. C'era una persona accanto a me che doveva fare pure il biglietto e mi disse: paghi il mio che gli do i soldi. Siccome la cosa mi tornò comoda, lo accettai e così facemmo. Ma il biglietto che mi serviva era uno per la Fiora. Poi lei non ha disconosciuto di essere stato a Milano con il rotolo? Io a Milano non ci sono mai stato col rotolo. Cioè, in Svizzera sì, neppure no. Di passaggio per la Svizzera. No, vorrei capire. Lei è stato in Svizzera con rotolo? Sì. Ecco, e di passaggio per la Svizzera se avete fatto scalo a Milano? No, al rotolo io lo incontrai in Svizzera. Partii da Milano in macchina, in Svizzera è precisamente la prima città che viene entrando in Svizzera, credo che sia... Luca Ceutesse che dichiara di aver visto lei e il rotolo a Milano. Sì, questo in quanto dovevate acquistare un macchinario questo per la fabbricazione... Questo è stato in una precedente occasione, non è in collegamento con l'andata in Svizzera. Va bene, cioè, ma quindi c'è stato a Milano? A Milano, una volta, mentre io ero là, perché avevamo la sede a Milano in quel periodo, mi venne a trovare il rotolo con questa persona che cercava dei macchinari, eccetera. Questo fu prima del viaggio in Svizzera, sì, per sì, andare sì, alla DETA? Sì. Si è interessato di una spedizione di sedi Reguitti per conto della CEA? Una spedizione di sedi? Tu non lo trovate in momento della perquisizione nel capannone sì, della CEA? Noi abbiamo acquistato come CEA molti particolari della Reguitti in quanto le adoperiamo come prodotti promozionali, cioè vendiamo un certo numero di batterie e regaliamo una sedia, un tavolino, quello che... Per quella parola Pippo pronunciata a tavola dà sempre la stessa versione dei fatti. È che l'unica ha dato il soluzione che è stata confermata dall'autista e da tutte. Un'ultima domanda, avrei voluto farglielo prima che lei si desse latitante per un certo periodo, ma non è stato possibile perché l'immediatezza dei fatti avrebbe sortito diversi effetti. In ogni caso, nelle circostanze contestuali al suo arresto, il rotolo portò a conoscenza degli inquirenti dell'esistenza di un'antenna e di un'altra rice trasmittente all'interno dell'appartamento di via Montebelluno. Antenna e rice trasmittente, mi faccio terminare, e della rice trasmittente diede esatte indicazioni in riferimento alla stanza del bambino e al letto del bambino, non furono mai trovati dalla polizia in sede di perquisizione. Poiché si accertò che lei in qualche modo andò via con una delle due auto che avevano il serbatoio pieno, una delle due Fiat 131 che erano all'interno del capannò, se lei può dare spiegazioni in ordine alla sparizione di questi due oggetti. Ma questi due oggetti erano nell'appartamento che occupavo io uno, o nell'appartamento io, che occupava il rotolo? Rotolo. Nell'appartamento del rotolo, quindi sulla, non lo so io. Erano attigui? Sì, ma separati, ognuno aveva il suo ingresso, le sue chiavi, cioè sono due appartamenti separati. Quindi lei non nell'appartamento ne mio di autoradio, di antenne, di cose non ce ne sono mai state. Il nome del Puccio? Sì. Qual è? Puccio Camillo. Non è Salvatore? No, Puccio esclude Camillo. Esclude che Puccio si chiama il suo di per... Piuttosto lo chiamiamo Mimmo. Dunque, suo padre ha dato determinate dichiarazioni in ordine a Don Pippo Galò e ai rapporti con Rotolo Francesco risalenti sin dalla gioventù, in quanto... Mio padre ha fatto dichiarazione su Calò. Sì, su Calò. Ma io e credo e che su anche Rotolo. Mio padre a Calò non lo conosca. Sì, sul rotolo che sì, appunto sì, lavorava come dipendente. Sì, sì. Lei esclude che qui a Roma lo presentava a tutti come cugino? Sì, lo escludo. Io l'ho presentato nel magazzino ai due dipendenti che c'erano. Non ha mai adoperato questa parola al mio cugino? Fuori dal magazzino? In riferimento al rotolo nei confronti di dipendenti estranei di chiunque? Solo nei confronti dei dipendenti, perché siccome veniva lì e se era una persona estranea manco lo facevano entrare dentro,
Quindi per evitare questo tipo di problemi ho detto è mio cugino, ha chiuso. Dunque, si è interessato dell'approvvigionamento di batteria DETA per conto di concessionari? Chi? Lei, sì. Quale amministratore? Sì. E i nomi che prima ho fatto al Di Gesù, vale a dire Di Maggio, lei li conosce? No, se me li fa, io non... Furono trovati nei loro negozi delle batterie DETA, sì, dalla Mobile. Quindi lei si ricorda di aver venduto a questi due signori delle batterie? Come si chiamano? Di Maggio e Virga. No, penso di no. In ogni caso tutte le vendite venivano fatte con bolle e fatture, per cui se sono state fatte vendite a queste nominative, che io non ricordo assolutamente in questo momento, ci devono essere bolle e fatture. Il suo cugino Rotolo aveva la possibilità di... Il suo conoscente Rotolo Antonino aveva la possibilità di organizzare viaggi con i camion della sua ditta da no. E per Palermo? No, assolutamente. Io ho terminato. Sa nulla di questo viaggio di un camion sotto Natale che è arrivato? Sì, sì. Nell'imminenza del Natale, il Rotolo, ma parlando, perché parlavo, il camion scende, ritorna a fare l'ultimo viaggio, cose normalissime per passare quei minuti che si stanno insieme, e quindi venne fuori il discorso che questo camion non ritornava quasi vuoto a Roma, perché veniva giù a consegnare le batterie e ritornava a Roma, e mi disse, visto che lui gradiva e aveva opportunità di avere delle cose tradizionali, agrumi e carni, dolci eccetera, se era possibile approfittare di questo camion e fare portare queste cose a Roma, cosa che ho detto che era possibile ed è stata fatta. Dove fu caricata questa roba? Il camion fu caricato nel nostro magazzino di Palermo. Per conto di chi veniva effettuato questo trasporto, glielo disse Rotolo? Per lui. Per lui. E a che scopo? Erano oggetti che lui avrebbe dato come regalo natalizio ad amici, sono quelle cose che... Non le ha fatto i nominativi dei destinatari? No. Difensori? Lei ha avuto qualcosa di questo carico, di questi doni? Ha avuto qualcosa? Ma lì al magazzino poi, perché quando arrivarono non è che se li portò tutti insieme, perché ci sarebbe voluto un altro camion, siedero lì, e parte in frigorifero, parte fuori, e quindi lì ne mangiavamo tutte. E c'era pure qualche dolce che abbiamo pure distribuito lì fra i vari dipendenti, quei pochi che eravamo, che non eravamo molte persone. Grazie Fondare. Io volevo con l'occasione sollevare una richiesta, in quanto attualmente sono nelle condizioni di libertà provvisoria, ma sono vincolato a certi obblighi. Per quello che è il mio lavoro che sto cercando di riprendere dopo la burrasca che ci è capitato addosso, avrei bisogno di potermi muovere, perché il mio lavoro non è su Palermo, eccetera. Io ho rapporti di affari in tutta Italia. Dovrei muovermi per poter sviluppare questo lavoro. Se fosse possibile esaminare questa possibilità, d'altronde per ora attualmente col fatto di venire, andare, è rimasto una firma simbolica il mercoledì, il giovedì e basta. Quindi chiede la revoca degli obblighi? Per poter lavorare, sì. Allora, l'imputato Morello chiede la revoca degli obblighi a suo carico, pubblico ministero. Bene, adesso sì. Il tribunale poi sentirà il parere del pubblico ministero e provvederà. Può andare, si accomoda. Grazie. Pubblico ministero, il parere sulla revoca degli obblighi chiesta contrario, da Morello. Parere contrario. Ma che poi il tribunale certamente ha conoscenza, è soltanto questo il dover firmare quotidianamente. C'è l'obbligo di soggiorno anche. Sì, e non allontanarsi da Palermo. Il tribunale si riserva di provvedere.
di Gesù, l'imputato di Gesù voleva fare una dichiarazione, voleva dare un chiarimento per ciò che concerne la persona del Puccio di cui si è parlato durante l'interrogatorio del Morello. Dica di Gesù. Io conosco Puccio Salvatore, perché ora apprendo che c'era un Puccio impiegato qua dal Signore. Io questo non lo conosco, io conosco Puccio Salvatore nato a Caccamo. Fa di professione contadino, sta in campagna. Dico, non vorrei... Semmai bisognerebbe chiedere a Manzo Armando che parla di Salva in un determinato momento. Nella patente intestata a Puccio Salvatore c'è la fotografia di chi era? Ma questo non lo ricordo. Comunque è nato a Caccamo, su per giù all'età mia. Si tratta di una patente falsa trovata nell'abitazione dove si trovava sì, lei? Sì, dove ero io. Ecco. Quindi lei non è in grado di dire chi è quel Puccio Salvatore? Gliel'ho detto, il Puccio è Salvatore. La fotografia? Nato... La fotografia di chi era? Ah, la fotografia, sì, se me la fate vedere. Forse era di un certo Guzzino, può essere? Non lo conosco. Comunque non era il Puccio di cui si parla qui, parlava il signore impiegato alla cena. Questo è la maniera più categorica e più assoluta. Va bene, grazie, si accomodi. Allora, Cercola Stefano. Per? Sì, diamo atto che è arrivato l'avvocato Ricciotti. Per io mi allontanerei se lei non ha niente contrario. L'avvocato Ricciotti può sostituire l'avvocato Ricciotti? In tutte le posizioni? Sì, beh, è una posizione, poi mi pare che sono difensore d'ufficio per due imputati. No, per una è in sostituzione. Per Fiorini mi pare? Per uno si è dichiarato in sostituzione, avvocato, quindi... Sì, è vero. Però l'avvocato Isgrò chiede di potersi allontanare. Lasciando in sostituzione l'avvocato Ricciotti. Va bene. Presidente, l'imputato La Fiura chiede di potersi allontanare. Mi pare che la sua presenza stamattina sia superflua e quindi forse può tornare in carcere. Visto che non è in condizioni ottime di salute. La Fiura? Allora, desidera allontanarsi? Sì, perché devo fare le punture che non me le hanno fatte, signor Presidente, stamattina, e anche prendere le pastiglie, le pillole. Va bene, consente che si prosegua in sua assenza? Sì, sì. L'imputato La Fiura chiede di potersi allontanare, consentendo che dibattimento continua in sua assenza. Non ci sono esigenze per il pubblico ministero, per gli altri difensori, per La Fiura, perlomeno a breve scadenza. Allora può andare. Do subito La Fiura, così. Scusi un momento, allora vediamo un attimo. È stato sentito La Fiura però. Ah, nell'udienza? Precedente di un'udienza, quindi se non ci sono altre domande, confronti immediati... No, va bene, allora può andare. Cerco Stefano. Lei conferma le dichiarazioni che ha reso in istruttoria? Sì, confermo le dichiarazioni che ho reso in istruttoria e anche le due lettere che ho spedito al giudice istruttore Biglietto.
Ci vuole precisare la posizione della Fiura in seno alla CEA? Allora, la Fiura è venuto al Cavannone di Formello, mi sembra, o alla fine di dicembre o all'inizio di gennaio 85. Il Morello Gaspare mi disse che doveva svolgere le mansioni di capo magazziniere, perché in precedenza c'era stato un magazziniere di Palermo, Delisi Antonino, e ora questo magazziniere era ritornato a Palermo e allora avrebbe, diciamo, svolto l'incarico di capo magazziniere in La Fiura. Sapevo anche che in La Fiura, visto che alcune volte ho preparato le bolle di accompagnamento per la merce, per il nord, per il sud, che aveva il deposito a Pordenone di queste batterie. È stato per un periodo, non mi ricordo se una ventina di giorni, che faceva la spola tra Formello e Pordenone, veniva durante la settimana dal lunedì al venerdì, il sabato ritornava a Pordenone dalla famiglia e il lunedì ritornava a Roma. Era retribuito? Che io sappia, penso di sì, ma non è che mi ha fatto vedere buste paghe o cose del genere, o soldi. Penso di sì, anche perché il Morello mi disse che doveva svolgere le funzioni di capo magazziniere. Ma lei l'ha visto svolgere di fatto queste mansioni? Sì, sì, addirittura quando sono arrivati alcuni camion dalla Germania, dopo essere stati sdoganati alla dogana, il camion che è arrivato a Formello ci aiutava a scaricare insieme a Vincenzo Paglianti le batterie dal camion dalla Germania. E ci aiutava a preparare e a confezionare gli ordini per le varie agenzie e in più, siccome prima le preparavo io le bolle di accompagnamento insieme con il magazziniere Delisi, dal momento che era andato via Delisi si era preso lui l'incarico di preparare le bolle di accompagnamento. Dava disposizioni sul lavoro? Cioè aveva un aveva l'ordine, rapporto di... gerarchico con lei, con altri dipendenti? Era capo magazziniere. Poteva dare gli ordini di preparare le varie batterie da mandare ai vari depositi. Rotolo, l'ha visto la CEA? Rotolo è venuto alcune volte alla CEA in compagnia di Morello Gaspare. Mi è stato presentato come il cugino di Morello Gaspare, sì. Perché alcune volte è venuto anche da solo. Ha svolto mansioni di Rotolo, in maniera? No, veniva, si intratteneva con il Morello Gaspare e basta. Non ha svolto nessuna mansione all'interno della CEA, né di preparare batterie, né di compilare bolle o cose del genere. Si intrometteva in qualche maniera nella gestione, cioè ha dato disposizioni a lei o a altre persone in sua presenza? A me non ha mai dato disposizioni, perché mi ha sempre detto quello che dovevo fare il Morello. Mi ricordo che una volta, per via di una discussione che era nata tra il La Fiura e il Vincenzo Paglianti, perché siccome il Vincenzo Paglianti era stato assunto lì alla CEA tramite un mio interessamento, perché lo conoscevo che lavorava giù alla Selkirk, era stato assunto all'inizio come magazziniere e poteva anche svolgere alcune mansioni come autista a breve raggio, no, per dire Roma-Milano, Roma-Palermo, solamente Roma-Napoli, Roma-Ancona. E una volta, siccome l'autista di Palermo non era disponibile, doveva fare alcune spedizioni al nord, ma non mi ricordo se in Toscana, varie città. E lui però, quando è stato assunto, mi ricordo che aveva chiesto al Morello di non pernottare fuori. E allora mi ricordo che in quell'occasione il Paglianti si era un pochino incavolato con il La Fiura. E mi sembra, se non mi sbaglio, che un giorno il Rotolo gli disse che lui avrebbe dovuto attenersi a quello che diceva La Fiura, anche perché La Fiura era il capo magazziniere. E noi dovevamo... veste interveniva il Rotolo per dare queste indicazioni? Il Rotolo, che io mi ricordo, è intervenuto solamente in quell'occasione. Ma in che veste? Ma non lo so in che veste. Io penso, non mi sono creato problemi o posto scrupoli per questo
per questo semplice motivo: il rotolo mi è stato presentato come il cugino del Morello. Io pensavo che era stato incaricato dal Morello di dire: guarda, se la Fiura ti dice di andare al nord, tu devi prendere gli ordini dalla Fiura. Penso solo per quel motivo. A proposito della sua assunzione alla CEI, che cosa ci può dire al riguardo? Sì. Perché c'è il rotolo che ha dichiarato, allora, che per su quanto riguarda di Calò, di interessarmi presso Morello per l'assunzione di Stefano Cerco. Sono dichiarazioni per quanto riguarda l'assunzione alla CEA, è molto complicata, è lunga, è nata all'origine da mio fratello. Mi ha telefonato e mi disse che doveva reperire un capannone industriale per una società tedesca. Non mi disse il nome, mi disse solamente una società tedesca, e aggiunse anche questo: se questa società tedesca riesce ad avere il capannone al centro dell'Italia, noi possiamo prendere la distribuzione per il Lazio. Io, siccome ero in cerca di un lavoro, avevo appena terminato il servizio militare nei Vigili del Fuoco, andavo a lavorare saltuariamente allo Shell Europa, e qualche volta, quando capitava, facevo anche il servizio discontinuo nei Vigili. Mi ero offerto di cercare questo capannone. Mio fratello mi dette degli appunti, quanto doveva essere grande il capannone, che altezza, in che zona si doveva trovare. Mi disse possibilmente nelle vicinanze del raccordo anulare, perché così dalla dogana poi è facile arrivare a questo capannone, non devono entrare nel centro di Roma. Va bene. Ho cercato su due giornali, su due quotidiani, Il Messaggero e Porta Portese. Mi sono segnato alcuni appunti di diversi capannoni, ne ho visti alcuni sull'Appia, però erano piccoli, non rientravano nella richiesta che mi aveva fatto mio fratello, finché andai a visitare questo capannone a Formello. A Formello ho preso contatto con Cauro della Colmar, e mi fece vedere questo capannone. Rientrava nelle richieste che mi aveva fatto mio fratello, aveva un'altezza superiore a quello che mi aveva chiesto, mi sembra 6 metri, quello era 12 metri, pertanto gli autotreni potevano entrare benissimo nel capannone e scaricare. Dopo di questo ho telefonato a mio fratello, gli ho detto: ho trovato il capannone in questa località, vogliono questo prezzo di affitto. Va bene, lui mi ha detto: va bene, io faccio sapere tutto questo agli incaricati della società tedesca, e a posto così, va bene. Io nel frattempo ho tempestato di telefonate a mio fratello per sapere quando avremmo iniziato a lavorare in questa società nella distribuzione per il Lazio, e lui mi disse: guarda, ancora non ho parlato con questa società, ancora niente, è andata avanti, finché nel giugno dell'84 nel febbraio dell'84 mio fratello mi telefona, mi dice: guarda, ho contattato queste persone della società tedesca, vogliono vedere il capannone, se gli interessa lo prendono in affitto e noi possiamo aprire questa attività per la distribuzione del Lazio. Mi ha telefonato, mi disse di recarmi all'Holiday Inn sull'Aurelia, dove lì avrei incontrato l'amministratore di questa società, il responsabile di questa società. Non sapevo chi era, neanche lui mi disse chi era, mi disse solamente: guarda, sanno che tu ti chiami Stefano Cercola, verrà avanti lui. Io infatti sono andato all'Holiday Inn a questo appuntamento, ho visto una persona venirmi incontro, perché si vede che mio fratello gli avrà fatto la descrizione, un ragazzo sui 24 anni, non tanto alto, mi è venuto vicino questo Morello Gaspare e mi disse: e lei è Stefano Cercola? Sì, sono Stefano Cercola, piacere, sono Morello Gaspare, amministratore unico della CEA. È possibile? Gli ho rispiegato tutto, dove si trovava il capannone, le modalità di affitto, e mi disse se era possibile andarlo a vedere. Ho detto sì. Telefoniamo all'indirizzo che mi ha lasciato il responsabile della Colmar e l'andiamo a vedere. Siamo andati a Formello con il Morello Gaspare, ha visionato il capannone, gli è piaciuto, gli sono piaciuti gli uffici,
Basta, gli ho lasciato il numero di questo signor Gauro e poi non ho saputo più nulla. L'ho riaccompagnato all'Holiday Inn e me ne sono andato. Nel frattempo ho continuato sempre a chiedere a mio fratello quando avremmo iniziato a lavorare e lui mi disse di aspettare. Invece nel giugno dell'84 mi richiamò di nuovo mio fratello e mi disse che questa società tedesca aveva preso in affitto questo capannone. Va bene, dice, guarda, vai sempre allo stesso albergo, al solito appuntamento, e lì troverai l'amministratore della società. Ci sono andato, lì ho incontrato il Morello Gaspare, mi disse che aveva preso accordi con questa società e che da luglio sarebbe diventato loro il magazzino, l'avrebbero preso in affitto, e che nel frattempo, se io ero disponibile, avrei potuto iniziare a lavorare con loro. E se c'era anche l'opportunità, siccome il Morello Gaspare veniva da Palermo, mi disse: io devo andare alla Dogana, devo fare i giri, devo andare alla Junior Ricambi, che era il deposito, che poi l'ho saputo dopo, per la distribuzione del Lazio. Dice: se tu puoi, puoi venirmi a prendere all'aeroporto, mi lasci un recapito telefonico, e mi vieni a prendere così mi accompagni per fare questi giri. Va bene, dice, se vuoi puoi lavorare per noi. Io lì per lì ho detto va bene, esaminerò la possibilità. Poi, visto che non lavoravo solamente saltuariamente allo Chalet Europa, ho detto va bene. Dopo che ho lasciato il Morello Gaspare, in quell'occasione gli lasciai il mio recapito telefonico, perché così quando sarebbe venuto a Roma mi poteva cercare a casa e io potevo andarlo a prendere. Dopo che sono andato a casa, ho chiamato mio fratello a casa sua, e gli ho detto: guarda, così così il Morello Gaspare mi ha detto che hanno preso il capannone e che io posso iniziare a lavorare per loro. Gliel'ho detto in un tono un pochino dispiaciuto, perché io mi rifacevo all'idea di lavorare insieme a mio fratello per la distribuzione del Lazio e non per un'altra società. E lui mi disse: guarda, sono stato io ad interessarmi per farti lavorare in questa società, ti sta bene? E io, visto che avevo bisogno di lavorare, gli ho detto: certo che mi sta bene. Le disse se aveva contattato qualche persona a questo scopo? No, mi disse solamente la società tedesca e basta. Io da luglio ho iniziato a lavorare lì, nei 15 giorni, dal 15 giugno al 30 giugno, ho incontrato alcune volte il Morello Gaspare, lo sono andato a prendere all'aeroporto, andavamo al capannone a Formello, anche se ancora lì risiedeva l'altra società che stava sgomberando i locali, la Colmar, potevamo usare il telefono perché lui aveva necessità di comunicare con Palermo per sentire quando sarebbero arrivati i camion. Lo accompagnava alla Junior Ricambi, che era il deposito per Roma e per il Lazio. Bene, credo sia sufficiente. Lei con Morello ha parlato di suo fratello? Io non ho parlato di mio fratello, perché lui mi disse che avrei incontrato il rappresentante di questa società tedesca, ho tralasciato il fatto di domandargli, pensavo che avrebbe conosciuto sicuramente mio fratello, perché sennò come faceva a dirgli chi ero, come mi chiamavo, come ero fatto? Io pensavo che era, diciamo, assodato che lui conoscesse mio fratello. Presidente, sarebbe opportuno fare un confronto su quanto da poco detto dall'imputato con quanto dichiarato dal Morello sulla circostanza della ricerca del capannone soprattutto, perché sono due tesi alquanto contraddittorie. Poi il Presidente valuterà quando fare questo confronto. Il Pubblico Ministero chiede confronto tra il Cercola Stefano e il Morello. Di Morello chiediamo se potesse fare subito, procedere al confronto, anche perché non credo che ci siano. Non ci sono divergenze, dai verbali istruttori è molto chiaro, però tanto vale chiarirlo anche al dibattimento.
Tribunale si riserva all'esito di tutti gli interrogatori. Allora ci dica i rapporti che lei aveva con Morello, con La Fiura, con Rotolo, al di fuori dell'orario di lavoro. Al di fuori dell'orario di lavoro, io il Morello, il La Fiura e il Rotolo li ho visti, mi sembra, una volta sola. Allora, con il Rotolo e il Morello e la Fiura siamo andati una sera a mangiare in un ristorante di Via Veneto, e era presente anche il tecnico Cambiachi di Milano e il Salvo. Abbiamo mangiato, finito di mangiare ci siamo salutati, per me era una scena normalissima, e dopo quella volta non ho più avuto contatti sia con il Salvo, sia con il Rotolo e con il Morello. Invece con il La Fiura sono andato prima di questa cena, siamo andati una volta insieme al cinema. E basta. Lei sapeva dove abitava Morello? Sì. Dove? In via Montebelluna. E dove abitava Rotolo? Non sapevo dove abitava il Rotolo. In precedenza il Morello, prima di abitare in via Montebelluna, ha abitato in un residence, non ricordo il nome, questo è il periodo prima che trovasse gli appartamenti di via Montebelluna. Tant'è vero che alcune volte lo accompagnavo io a casa, sia a casa via Montebelluna che al residence. Lei ha detto che non doveva far sapere alla Fiura dove abitava Morello. Sì. Chi gli aveva detto questo? Questo me l'ha detto il Morello. Allora, siccome alcune volte parlando, l'ha finito di preparare le batterie per i vari depositi, ci mettevamo a parlare, io, il La Fiura, il Vincenzo Paglianti, e parlavamo tra di noi. E qualche volta poi la sera, siccome il Vincenzo Paglianti abitava a Maccarese, andava via un pochino prima e rimanevamo là, io, il La Fiura e delle volte anche il Morello. Il Morello in precedenza mi disse: se la Fiura ti domanda dove abito, non dirglielo, non voglio farglielo sapere. Infatti mi ricordo che alcune volte che il Morello era senza macchina, il La Fiura si era offerto di accompagnarlo a casa. Il Morello invece gli disse: no, guarda Stefano, fa la mia stessa strada, che poi non era la stessa strada, perché avrei fatto l'altra direzione verso Fiumicino, io invece sarei dovuto andare verso la Flaminia per andare a casa. E alcune volte l'ho accompagnato io il Morello, ecco perché mi disse proprio non farglielo sapere, non voglio farglielo sapere alla Fiura dove abito. Non gli chiesi il motivo, per me era sufficiente, era il mio datore di lavoro e basta. Cosa sa del camion che arrivò carico di roba, di doni, eccetera? Il Morello, anche in presenza del Rotolo, che un giorno si trovava lì al capannone, mi dissero che sarebbe il camion doveva effettuare l'ultimo viaggio, diciamo, dell'anno al sud. Sì. Infatti avrebbe depositato le batterie nelle varie località del sud per la strada e poi, una volta arrivato in Sicilia, arrivato a Palermo, aveva finito il suo giro e sarebbe ritornato, perché il deposito del camion era a Formello. Sarebbe dovuto ritornare vuoto a Formello. Mi dissero che cosa doveva caricare? Mi disse che dovevano caricare vari generi alimentari, che per il rotolo. Che il rotolo avrebbe dovuto poi a sua volta regalare. Non le dissero a chi? No, non mi dissero a chi. Lei era presente quando arrivò poi questo camion? Sì, ero presente, anche perché mi incaricarono a me di andare lì al capannone ad attendere il camion e ad aiutare a scaricare questo camion. Chi lo guidava? Lo guidava Vincenzo Rocca. Scaricaste tutta la merce? Allora, il camion doveva arrivare il venerdì. Infatti il camion era partito all'inizio della settimana e disse che sarebbe rientrata a Formello il venerdì. Va bene, infatti gli dissi
a Vincenzo Rocca, guarda, fammi la cortesia, cerca di arrivare venerdì, perché io, perché alcune volte era capitato che io sono dovuto andare al capannone di sabato, perché noi il sabato non lavoravamo lì a Formello, ad attendere il camion per scaricare. Gli dissi, guarda, cerca di rientrare il venerdì, perché io il sabato devo andare a suonare, suono con degli amici, ex compagni di scuola. Lui mi ha detto, va bene, rientro, cerco di rientrare il venerdì, non ci sono problemi. Invece il venerdì sera mi telefona e mi dice, guarda, ho avuto dei contrattempi, mi trovo ancora, devo ancora passare lo stretto e purtroppo devo pernottare qui in Sicilia, arriverò sabato mattina. Dice, alle 7 sono là, così ci sbrighiamo a scaricare e tu vai a suonare. Va bene. In precedenza mio fratello mi aveva chiamato e mi disse che alcuni generi alimentari gli sarebbero stati donati dal rotolo. E allora mi disse che se me li porterai tu a casa, così sapeva a che ora glieli avrei portati, perché lui doveva partire per la Polonia insieme con la moglie. Va bene, ho detto, non ci sono problemi, arriva il camion, scaricano, mi dicono quello che ti devo portare, te lo porto. Chi gli ha detto che cosa doveva andare a Guido? Questo è il rotolo. Il camion, una volta che è arrivato lì a Formello, l'autista è entrato con la motrice e il rimorchio dentro al capannone, come facevamo sempre anche con i camion tedeschi, mi ha aiutato a tirare sui teloni, dopodiché lui doveva andare via perché aveva degli impegni a Roma, è andato via. Lì abbiamo scaricato, eravamo io e il rotolo, perché il Vincenzo Paglianti non c'era, visto che il sabato non lavoravamo. Abbiamo scaricato la motrice, perché il rimorchio era completamente occupato da pedane vuote che ritornavano dai vari depositi, cartoni da imballaggio che servivano per imballare le batterie, e anche una parte della motrice era occupata da queste pedane. Questo l'ho già detto. Lei poi ha portato effettivamente questa roba da suo fratello? Io, una volta scaricato, il rotolo mi disse, guarda, queste cose le devo regalare a tuo fratello Guido. E queste cose le devo regalare a Franco Di Agostino. Ho caricato tutto su il Ducato della ditta, anzi precisamente di La Fiura, perché era intestato alla Fiura. Ho caricato tutto, sono montato sul furgone e sono andato a casa di mio fratello. Dopo avergli telefonato e detto, guarda, arrivo. Sì, ha scaricato tutto lì? Io no, ho scaricato diciamo i doni che spettavano a mio fratello. E gli altri sono andati a scaricarli a casa di Franco, al box. Ha lasciato qualche cosa nella sede della CEA di questa merce? E il resto del carico? Sa che fine ha fatto? Se è stata custodita in qualche maniera? Chi è stata destinata? Io poi, dopo ci sono state le vacanze di Natale, per un periodo lì non ci sono stato. Quando sono ritornato ho visto che buona parte della merce non c'era più, era stata destinata, penso, ad altre persone. E il resto? Il resto era stipato lì e nel magazzino, alcuni viveri che potevano essere deperiti venivano messi dentro alla cella frigorifera e conservati, tipo i dolci che se andò fuori sarebbero andati a male. In altre occasioni era avvenuto qualcosa del genere, che lei sappia? No, era la prima volta. Questa cella frigorifera era stata usata altre volte per conservare generi alimentari? Ma che io mi ricordo, no. Tutti i modi, poi, sempre in riferimento ai doni che sono stati portati, io ho portato anche dei doni a queste suore alla Farnesina, perché al rientro da Roma a Formello, dopo aver scaricato sia da mio fratello che da Franco Di Agostino, sono ritornato al capannone, lì c'era rimasto il rotolo a sistemare la merce che avevano scaricato, e mi chiese l'ultimo favore, dice, senti, possiamo andare insieme, mi dai una mano, devo consegnare un po' di frutta, gli stessi generi, un quantitativo minore, a queste suore. Dice, è un dono che voglio fargli, ci va a scuola il mio figlio, vabbè. Tanto oramai era tardi, non potevo più andare a suonare, e l'ho accompagnato da queste suore. Al rientro sono andato al capannone, mi disse che poteva andare via perché lui aveva le chiavi, poteva chiudere lui, così poteva sistemare ancora i generi alimentari e tutto. E io me ne sono andato. Così ha fatto, va bene. Domande, pubblico ministero? Sì, Presidente.
se consegnò nulla a Calò nel suo appartamento in merito a questo viaggio, dal momento che Calò ha dichiarato che fu lui a organizzare questa spedizione di frutta della Sicilia. Allora, o se a lui risulti sia stato qualcun altro. Ho consegnato la merce solamente a queste persone che ho detto, a mio fratello, a Franco Di Agostino e alle suore. Sa se una parte è andata al Calò poi? Io non lo so, poi se è stata trovata al Calò non lo so chi gliel'ha. Io non gliel'ho portato, ho fatto solamente queste consegne. Vabbè, ho preso. Le società Hermes e Stefan Ottavo, che cosa sa lui del numero di telefono suo lasciato al Dalia, proprietario della villa di Poggio San Lorenzo, dal fratello, e a quanto pare fu oggetto di due diverse telefonate in riferimento alla richiesta di essere richiamato da Guido Cercola, che poi effettivamente avvenne. Può rispondere? Sì. Allora, questo in riferimento alla società Hermes per Poggio San Lorenzo, Sì, però prima io avevo costituito con mio fratello una società, la Stefano Ottavo. Sì, sì. Mi chiese di costituire questa società perché gli serviva per acquistare degli immobili che lui a sua volta avrebbe rivenduto. Sì, comunque no, queste cose erano già dette in istruttoria. Esatto, non avevo dubbi. Sul punto della presenza del suo numero presso il Dalia. Allora, il mio numero telefonico, che ho saputo dagli atti, che è stato ritrovato da Aldalia e che ha telefonato anche due volte a casa mia, che io non ho mai saputo di queste telefonate perché ha risposto mia madre. Il numero telefonico di via Guglielmo Mengarini lo dava spesso mio fratello, perché prima cosa mio fratello ha ancora tuttora la residenza in via Guglielmo Mengarini nonostante che sia sposato. A casa sua chiunque l'avrebbe chiamato non avrebbe trovato nessuno, perché lui non c'era mai a casa, la moglie facendo il lavoro di indossatrice anche lei spesso andava in Polonia e non c'era. Allora dava il recapito telefonico di casa mia, dove avrebbero potuto trovare sicuramente al 100% mia madre, che sta tuttora tutto il giorno a casa. Va bene. Ha conosciuto mai Panzega Giuseppe, ex proprietario di via Panzega Giuseppe? L'ho conosciuto solamente il giorno che siamo andati dal notaio per stipulare il passaggio di proprietà da Panzega Giuseppe a Stefano Cercola. Non sapevo chi era. C'è qualche motivo per correlazionarlo in questa occasione al di Gesù Lorenzo, nel senso che era presente al notaio, che qualcuno fece il nome? Non ho mai sentito parlare di questo di Gesù Lorenzo. Non conoscevo neanche il Panzega, l'ho conosciuto lì davanti al notaio, me l'ha presentato mio fratello, dice: questo è il signore che vende l'appartamento. Ci siamo presentati, io da quel giorno non ho più visto il Panzega e non avevo mai sentito nominare il Di Gesù, che poi ho saputo adesso che... Con quale società fu acquistato quell'appartamento? Con nessuna società, è intestato a me l'appartamento. Quindi solo quelle due società, non altre? Sì, sì. Ah, e tengo a precisare che poi questo l'ho scritto anche sulla lettera al giudice Viglietta, che quando mio fratello mi telefonò e mi chiese di costituire questa seconda società, la Hermes, io rimasi un pochino perplesso, perché gli dissi: ma scusa, noi già ne abbiamo una di società, perché ne vuoi costituire un'altra? E infatti in quell'occasione ho saputo che lui aveva ceduto la Stefano Ottavo senza che io sapessi nulla. Poi ho saputo che è stata ceduta a Mancini Ruggero, che ho conosciuto. E infatti rimasi un pochino perplesso, perché gli dissi: ma scusa, noi già ne abbiamo una, perché mi vuoi far costituire un'altra società? Non è che gli chiesi questo per motivi, diciamo, che avessi paura che facesse qualcosa di illegale, solamente a titolo di curiosità. E lui mi disse: guarda, non c'è nulla di male. Dice: guarda che mica ti metto in mezzo ai guai, insomma, sei mio fratello. Io ho detto: va bene, visto che tanto quell'altra era stata ceduta, costituisci quest'altra società. Infatti in quell'occasione mi chiese il codice fiscale, io gli ho dato il codice fiscale e poi siamo andati dal notaio a stipulare, diciamo, il contratto di questa società. Un'ultima domanda, fa riferimento alla telefonata del 29 gennaio.
fra lui e il fratello. E a un certo punto lui dice queste stesse parole. Batterie. E invece a via Montebelluna per il Morello abbiamo solamente portato gli arredi di questi due appartamenti, ossia la stanza da letto, la cucina, il salone. Non abbiamo fatto nessun intervento, nessun trasporto illecito. Bene. Forse può sembrare illecito il fatto, perché il giudice Viglietta ha tenuto a precisare che io non gli volevo dire dove volevamo andare, proprio perché il Paglianti si trovava vicino alla Fiura. Allora io non gli potevo dire: guarda Vincenzo, dobbiamo andare a casa di Morello, siccome gli avevo detto alla Fiura che non sapevo dove abitava Morello, non potevo dirglielo. Siccome erano le 5:30 e il Paglianti aveva urgenza di ritornare a casa, lui si è incavolato, infatti è nato anche un diverbio fra me e lui, che poi si è placato la settimana successiva, perché mi sembra venerdì. Se in occasione del rifornimento alla Junior Ricambi ebbe modo di conoscere Di Maggio e Virga. Ha conosciuto Di Maggio e Virga, lei? No, io della Junior Ricambi ho conosciuto il titolare, De Pero, la moglie, che non so come si chiama, e poi lì c'erano dei dipendenti. E ma non mi risulta, non mi Monte Rotondo e dintorni furono fatti altri trasporti di batterie d'ETA? Da noi no, poi se li ha fatti la Junior Ricambi, visto che aveva l'esclusiva per Roma e Lazio, non lo so questo. Dica. Io ho lavorato diverso tempo all'Uscia Europa 68, all'incirca avrò avuto 12-13 anni, ci andavo così all'inizio per gioco, poi siccome era diventata una necessità, perché è logico, quando uno inizia ad essere un pochino più grandicello ha bisogno magari di guadagnare qualche soldo, e ho iniziato a fare il cameriere là, ci andavo però saltuariamente. Poi non è che gli dissi, infatti, a Franco, ad Alberto, che stava lì allo Chalet Europa, che avrei lasciato, non sarei più andato lì a lavorare allo Chalet, perché prima cosa in quel periodo stavo facendo il discontinuo nei Vigili del Fuoco, infatti l'ho fatto nel giugno del 1984 l'ultima volta, e poi perché avrei dovuto iniziare a lavorare per una società che avrebbe distribuito le batterie tedesche in Italia. Va bene, può accomodare. Quando lei è arrivato alla CEA, c'era la cella frigorifera? Ma quando è stato preso il capannone, lei si riferisce? No, il capannone era della Colmar. C'erano vari macchinari che servivano alla Colmar per preparare gli shampoo, perché è una ditta di cosmesi, ma non c'era questa cella frigorifera, è stata presa dopo. Quando? Mi sembra poco prima del Natale, e se non mi ricordo male mi pare che il Morello mi chiese anche a me di interessarmi di questa cella frigorifera. Te ne parlò il Rotolo? No, a me me lo disse il Morello, mi disse: guarda, così, dice, servirebbe una cella frigorifera, perché alcune volte possiamo portare il camion, visto che viene vuoto dalla Sicilia, e noi ci dovremmo stabilire fissi qui a Roma, e abbiamo, magari ci piacciono le cose lì del nostro lei paese. Ha detto però che questo trasporto di alimentari è successo solo quella volta, anche perché poi dopo io non ho più lavorato lì alla CEA, insomma, ma a marzo ci avete arrestato, perciò non lo so, può darsi che loro l'avevano preso in previsione di quel trasporto e che poi successivamente avrebbero fatto altri viaggi, non lo so questo. Va bene, può andare, grazie. Grazie. Fiorini oggi è senza il difensore, preferisce essere interrogato la prossima volta? Forse è preferibile, visto che... Allora è meglio. Iandolo e contumace, direi pure.
Ciaudin pure senza difensore oggi. Quindi forse è opportuno che lo interroghiamo la prossima volta. Manzo da chi è difeso? Interrogarlo. Possiamo interrogarlo. Sì. Allora, Manzo. Si accomodi. Lei ha reso delle dichiarazioni in istruttoria, le conferma? Sì. Lei era dipendente del D'Agostino nello chalet? Sì. Era regolarmente retribuito? Sì. È stato dipendente fino al momento degli arresti? Stato indipendente fino al momento che stavo sotto cassa malattia. Quando è stato sotto cassa malattia? A novembre. Da novembre dell'85? Fino? Sono stato fino solo 6 mesi. Per 6 mesi. Per 6 mesi. Lei ha fatto dei lavori per conto di Cercola? Sì. In questo periodo era sotto cassa malattia? Sì. Non frequentava lo chalet? No. D'Agostino sapeva che lei faceva questi lavori per Cercola? Sì. Lei ha detto che Cercola era, era solito far uso di cocaina. Conferma questa circostanza? Sì. Dovrebbe parlare ad alta voce perché non viene registrato. Quest'ultimo sì, non penso che sia stato registrato. Se vuole ripeterlo. Sì, accosti di più al microfono, se no non... Sì. Allora le chiedevo se conferma che il Cercola faceva uso di cocaina. Lei dice di sì. Sì. Qui. Vi sono delle telefonate in cui lei usa un linguaggio un po' misterioso, una telefonata al Cercola, per esempio, Cercola gli dice di andare dall'amico, lei chiede quanti, Guido risponde 5, sì. Lei dice sì sì, ho capito, sono le 5. Sì. Che cosa si riferiva a queste altre telefonate simili? Sì, erano queste piccole dose di cocaina. Di cocaina. Nel casale di Poggio San Lorenzo? Sì. Lei ha fatto questa famosa intercapedine? Sì. Nel muro. Ha fatto anche la porta dell'intercapedine? Sì. È stato lei a far vedere al Dalia il lavoro che aveva effettuato? Sì. Era già ricoperto con gli scaffali? Che sì. C'era sugli scaffali? C'erano scatole di vino, di birra. Cosa è stato messo esattamente dentro questa intercapedine? È stata messa una borsa. Solo una borsa? Sì. Chi l'ha portata? Cerco la guida. Da solo? Sì. Lei aveva appuntamento lì a Poggio San Lorenzo? No, no, io non ho appuntamento con nessuno. Io ci lavoravo lì. Dovevo ristrutturare tutta. Quindi stava lì sul posto? Sì, sì. E quel momento mi trovavo giù sotto al garage che stavo mettendo dei lampadari, dei lumi, insomma. Mi trovavo appositamente lì. È venuto
quel momento lì che io già stavo su. Presentato questa borsa. Le disse Cercola a che cosa serviva quell'intercapedine che le faceva costruire? No, in primo tempo non me lo disse. Quando le dette l'incarico di costruire questo intercapedine? Cioè in che periodo? Sì. Il periodo era verso lui, mi disse, in cui sono stato là il 12 gennaio, 20 gennaio così, 20. Il 20 gennaio? Mm. E quando fu portata la valigia? La valigia fu portata due giorni prima del 26-27 marzo. D'Agostino quante volte l'ha visto? Una volta sola. Lì a Poggio San Lorenzo, una volta sola? Sì, ai primi tempi che stavo lì. Lei già stava costruendo questi intercapedi? No, non ancora lo dovevo iniziare. Ho cominciato che lavoravo dentro, stavo facendo una cucina, che prima cosa ho fatto, ho pitturato la cucina. Lei ha mai parlato con D'Agostino di questi intercapedi? No, mai. Lei ha detto che il contadino Luigi le disse che il D'Agostino era andato lì a Poggio San Lorenzo altre volte. Sì, ma io quando andavo lì Luigi mi disse è venuto tuo cugino. E come mai tuo cugino? Sì, è venuto Cercola col cugino. Ah, dice. Cugino. E come mai lei non l'aveva visto? Non stava lì sul posto? Non c'ero, io non è che andavo tutti i giorni su. Io andavo a tempo perso, cioè, 2-3 giorni a settimana andavo. Lei conosceva Rotolo? No. Adesso l'ha visto, l'ha conosciuto? In carcere, sì. Lei disse a Chicca che la foto di Rotolo sì, assomigliava all'accompagnatore di Salvo? Sì, è stata un'espressione così, ho fatto... Siccome ho visto in televisione... le fotografie quando si... Fatemi vedere, quello mi sembra... Ho fatto un'espressione così, ma non è che l'ho visto. E adesso che ha visto Rotolo è in grado di dirci qualche cosa di più? No. Se c'è questa somiglianza, se lui... No, non ho visto mai. Non ho visto mai perché a parte che io sono passato, lui, sto Salvo, è sceso dalla macchina e mi è venuto dentro la macchina mia. Lui, quello, l'ho visto così... Come a parte dietro è sfuggita, capito? Non è che mi sono fermato. Ho fatto io un'espressione così. Lei dove aveva conosciuto Rotolo? Io Rotolo? Non ho mai conosciuto Rotolo. L'ho visto in carcere. Questo Salvo che avrebbe costruito l'intercapedine sul furgone fu portato da Cercola? Sì. Dove? A Poggio San Lorenzo? Lei l'ha conosciuto lì o l'ha conosciuto a Roma? Non lo so dove l'ha conosciuto. L'ha portato. Cercola l'ha portato a Poggio San Lorenzo. Poi lei l'ha visto lì la prima volta, insomma. Sì. Poi lei è andato a prenderlo qualche volta, ha detto... Sì, andavo a prendere a Corso Francia. In che punto? A Corso Francia c'era un'edicola di giornali lì, al principio, da Standa. Proprio davanti a Standa? Davanti a Standa. Lo prendevo lì e sì, lo riportavo là. La sera dove lo riportava? Lì, al stesso punto dove lo prendeva. Non le ha mai detto dove abitava Salvo? No. Il furgone su cui è stato fatto questo lavoro di intercapedine, di chi era? Era di Circo. Da chi l'aveva comprato? Da Leonardo. Sa se D'Agostino si era interessato per questo acquisto? No. No, perché lei mi ci mandò Cercola a prenderlo.
Presidente, posso leggere due telefonate sul punto? Non ho... Del 27 e 28 gennaio. La telefonata avviene fra Armandino e Franco. Lo sì, so, quello è il furtone in affitto. Ma quella cosa non ci sta, dice Armandino. Sì. Come si fa? Risponde Franco. E Armandino, niente, ha detto che me lo procura lunedì, perché lui l'ha venduto ed allora non c'è. Sai che facciamo, Armandino? Risponde Franco. Noi ci vediamo lunedì alle 9 e lo andiamo a prendere. Sì. Quell'altra telefonata del 28 gennaio 85 è Guido che parla con Franco, nominando Armandino. Dice, lo vado a pigliare in affitto. Quindi Guido e Franco prendono appuntamento per andare a prendere in affitto il furgone. No, io e Franco prendiamo l'appuntamento per andare a prendere in affitto il furgone. Questa seconda telefonata del 28 è fra Guido e Franco e lei viene solo nominato da Guido nel corso sì, della sì, telefonata. Sì. La prima invece è fra è direttamente fra lei e Guido e Franco. Cosa vuol sapere allora il pubblico ministero? Se queste telefonate attengono al furgone. Cioè, sì, questo è un altro furgone, è in affitto. Siccome a Circoli gli serviva un furgone in affitto per fare un trasporto, un trasloco, e gli aveva interessato a Franco, per chiederlo a Ruggero. Franco doveva chiedere a Ruggero. E Franco mi ci mandò a me da Ruggero. Ruggero mi ha detto che lui il furgone non c'era più, che aveva venduto. Allora io dissi a Franco, Franco non c'è sta più, l'ha venduto. Poi Franco si vede che ha telefonato a Guido, gli ha detto, ma che stai a perdere tempo con quello lì, ma ora andiamo a prendere un affitto. Ma in che meglio. Data fu ultimata l'intercapedine? Che cosa? L'intercapedine? In che periodo è stata fatta? L'intercapedine è stata fatto... Sul furgone? E anche sì. Quella a Poggio San Lorenzo. Sì, è marzo, è il mese di marzo, non mi ricordo che... Nel... Il 20, 22, insomma, passato il 20, 20 marzo. E quella sul furgone invece? E quella sul furgone? Quale furgone? Sul furgone comprato presso Leonori, ti hai detto. Quello. Quindi questa sta parlando? Sì. Allora l'altra aveva già detto, un'altra data. Quella di Poggio San Lorenzo, allora, quando fu fatto? L'ha detto prima, muro, dico. L'intercapedine nel muro, invece, è stata fatta quando? Sempre a marzo. Sempre a marzo. 27, 26 marzo. C'è stata una settimana di differenza fra... alla fine di intercapelli e il furgone, capito? Invece quell'altro è il furgone in affitto, quello è il principio. Quindi lei dice un'altra cosa questo furgone. Lei ha detto poco fa che il Cercola le dette l'incarico di fare l'intercapedine nel muro il 20 gennaio. Sì. Come mai ci ha messo tanto tempo quindi per realizzarla questa intercapedine? Perché io non è che mi sono dedicato solamente all'intercapedine, cioè avevo altri lavori. Altri lavori dove? A Villa. Sempre a Poggio San Lorenzo. Sì, devo ristrutturarla tutta, devo farla tutta. Quindi questo trasporto che si doveva fare con questo furgone per quest'altra cosa il 27 gennaio, di che cosa era? Di che materiale era? 27 gennaio. È questo che diceva ora del furgone di Ruggero, che era quello un altro furgone. Quello che ho preso furgone. In affitto. Sì. Quello che ho preso in affitto, ho portato dei mobili. Dove? L'ho preso a casa di... a via Luigi Corti, non so, chi ci abitava la madre, il circolo, la sorella. Sì. C'erano dei mobili, là mi ha mandato a prendere e ha fatti portare a sua villa. Altre domande? In definitiva, quanti trasporti ha fatto per questa villa? Trasporti in modo da avere mobili. Chiarezza di furgoni, mobili, non mobili. Trasporti di mobili? Mobili e materiali. Ah, io ho portato i mobili. Solo i mobili? Sì, col furgone.
Ho fatto 3 viaggi così. Tutto. 3 viaggi di mobili? Sì. Tutti col furgone? Quello con affitto. Affitto, sì. E con l'altro furgone ha fatto qualcosa? Con quell'altro furgone ci ho portato, ho caricato i mattoni a carcere, per materiale, roba di materiale. E poi chi lo aiutava a trasportare questi mobili o faceva da solo? Mi sono fatto aiutare da un operaio che lavorava a caricarli qui a Roma, da Claudio. No, Poggio San Lorenzo. Poggio San Lorenzo mi aiutava il contadino, Dalina, a scaricarli. Il Salva non ha mai aiutato a scaricarli? No, certo. E per i materiali? Chi l'ha aiutato a caricare e scaricare? I materiali che ha portato con l'altro furgone. Ma roba di carci, no, quello lo voglio da solo. Da solo. Non era roba. Nessun'altra domanda? Difensori, nulla? Vada pure, grazie. Vagnoni? Presidente, un'altra domanda al Manzo. Allora, un momento, scusi Vagnoni, aspetti un momento. Manzo, può tornare un momento? Dunque, il Cercola nell'interrogatorio del 24 giugno ha dichiarato che le chiavi del casale le avevano solo lui e Armando. Se ha mai dato a nessuno le chiavi di questo casale? Ha capito? Casale di Poggio San Lorenzo. Ha mai dato a nessuno le chiavi del casale, della villa di Poggio San Lorenzo? Le chiavi del casale? Cioè, io avevo le chiavi, c'era il cancello e la porta della villa. Le chiavi del cancello le aveva anche il guardiano. Io le avevo perché dovevo andare a lavorare, regolare la maraviglia. Sì. Però tutte le altre chiavi, quelle del garage, stavano dentro la villa, sopra i credenzi. Cioè io adopravo solamente le 2 chiavi per cancello per entrare dentro la villa. Poi altre chiavi, di cassette, di cose, stavano tutte dentro la villa. Queste chiavi del cancello ce l'aveva anche il contadino, ha detto. Sì, sì. E altre persone, lei non le ha date queste chiavi? Non ne sono date mai nessuno. Va bene, grazie, vada pure. Bagnoni. Bagnoni, lei conferma le dichiarazioni che ha reso in istruttoria? Sì. Chi conosce, chi conosceva lei dei suoi coimputati? Cercola e D'Agostino. E basta? Sì. Fiorini? Adesso conosco, di vista. Fiorini di vista. Che rapporti aveva con Cercola e D'Agostino e Fiorini? Con Fiorini nessun rapporto. Con Cercola e D'Agostino di amicizia. Gli affari nulla? Non mai. Conferma di aver fatto fare la fotocopia della patente di suo suocero su richiesta di Cercola Guido? Sì. Che cosa le disse? A che cosa doveva servire? Per l'acquisto di una macchina. Lei perché lo fece? Perché credevo che serviva per fare un acquisto di una macchina. Beh, un acquisto di una macchina a nome di suo suocero? Sì. Perché mai lei voleva caricare a suo suocero il possesso, la proprietà di questa macchina? Come, scusi? Questa macchina veniva poi intestata a suo suocero? Sì. L'utilità di questa operazione qual era? Si è reso conto lei? No. Non è sembrata strana questa richiesta, insomma? No, io non penso che era strana. Non
Non le dissero in realtà, non le disse Cercola a chi serviva in realtà quest'auto? No. Perché se io sapevo a chi serviva, a me una settimana prima il dottor Imposimato mi ha interrogato chiedendomi se io conoscevo Pippo Calò. Siccome i documenti di mio suocero ce l'avevo di Pippo Calò, avrei avvertito Pippo Calò di dirgli che i documenti da levarli, posto che non ne sapevo niente. Sapevo che era per una macchina. Lei ha prestato denari a Fiorini? Io? Sì. Mi sembra... No, che io ho prestato dei denari. Io ho cambiato un assegno di 2 milioni. Ma molto tempo fa. Ad altre persone ha prestato denaro? No. Nessuno? A qualcuno, così, perché ho prestato qualche soldo, pure io. A chi, per esempio? A nessuno di questo contesto. Sa farmi qualche nome? Di gente che io ho prestato i soldi? Beh, ho prestato i soldi così a livello di prestito ad altra gente. Che mo non mi ricordo neanche. Prestiti per amicizia o per interesse? Ci ho messo qualche cosa di interesse. Lei aveva debiti nei confronti di Cercola? No. Conosce Pellicani? Sì. Come l'ha conosciuto e quando? Di vista. Dove l'ha conosciuto? Una volta gli ho consegnato degli assegni di favore per carbone. Dove sono andato protestato? Dove già c'è avuto un procedimento penale. Questi assegni... A Spoleto. Sono stati tutti richiesti, richiamati, di fatto non c'è nessuno. Sono stati tutti, non ho capito? Richiamati, ritirati. Sì, sì. Nell'estate dell'83 lei stava a Fregene? No. Non c'è andato neanche? Qualche volta ci posso essere anche andato, perché abitavo alla Ranova, vicino Torin Pietra, e può darsi qualche volta ci sia andato a prendermi un caffè. Sembra che sia stato visto con il Calò. No. Conosce Calò? No. Con Diotallevi che rapporti aveva? Di amicizia. Di affari nulla? Nulla. Lo vedeva spesso? Sì, al mercato. Domande? Presidente, ci sarebbe la necessità di far sentire determinate telefonate al Bagnoni, perché sono delle telefonate... in teoria ascrivibili ad un altro Sergio, asseritamente a quanto dichiara il D'Agostino. Sono telefonate che evidenziano una sorta di familiarità fra il Franco e il Sergio, che potrebbe essere lui e potrebbe non essere lui. Da qui l'esigenza che lui sia fatta sentire questa voce. Alcune telefonate che siano inequivocabilmente sue, non ci piove dal momento che riguardano le fototessere e sono in quel periodo e quindi sulla circostanza non... Però altre telefonate periziate che pure sono fra Franco e Sergio, non lo so, posso provare a farle delle domande per vedere se lui si ricorda... Se si orienta, di... possiamo provare. Quindi qui parlano Franco e Sergio di impicci lasciati da Guido e Franco in sostanza si accolla subito tutto lui dicendo che per Guido ci pensa lui a tutto. È una telefonata del Bobina 22, telefonata numero 12, non c'ho la data
Esatto. Ci ricorda qualcosa? No, no, assolutamente no di questo. Non mi risulta una telefonata così. C'è un'altra telefonata in cui si parla di un viaggio in Brasile con la famiglia fra Sergio e Guido. No. Io sento su quella telefonata, credo che già gli ho risposto. Dove sento Franco e dico, ma Guido? Guido è andato in Brasile con la famiglia. Dice che ti serviva qualcosa? No, io volevo dare gli auguri perché era sotto Natale. Mi sembra che già gli abbia risposto. Poi c'è quest'altra telefonata, bobina 34 giri 1826. Purtroppo ha fatto dei giri, dice questo Sergio. Franco gli domanda, che ce l'hai adesso appresso? E Sergio risponde, purtroppo ho fatto dei giri, ho telefonato a quella persona per dargli quella roba. Gli è morto il padre stamattina, non c'è andato lì. Perciò non c'è andato più all'appuntamento che avevo preso con una precedente telefonata. E prendo un nuovo appuntamento sulla Cassia, questo è dell'11 gennaio. Si ricorda? No, assolutamente non lo so di questa telefonata. Questa è un'altra telefonata fra Franco e Sergio del 23 gennaio e Sergio gli risponde, niente, sto aspettando ancora questo, ma ti ha detto che va bene, incalza Franco e Sergio, mi deve dare una risposta adesso. Va bene o non va bene? Non lo so, risponde Sergio, mi doveva dare una risposta, fra una mezz'oretta me la dà. E i due rimangono d'accordo che Sergio poi gliela va a dare di persona a casa. Neanche questa mi ricordo. Va bene, a questo punto forse è opportuno allora farle sentire la voce, perché sono telefonate di un certo tenore e bisogna... È in grado il pubblico ministero di precisare sì, quali telefonate? Sì, la bobina e i giri e la data, sì. Allora se vuol fare la sua richiesta. Dunque, bobina numero 26, telefonata 18, bobina 34, giri 1826 e giri 2765. Sempre 34esima bobina. Ah, ancora giri 1826, ho detto giri 2060 e giri 2765, tutti della stessa bobina. Poi bobina numero 22, telefonata numero 12, numero 13. Poi bobina numero 15, telefonata numero 5. Bobina numero 45, telefonata numero 31 del 23 gennaio 85. Bobina 57, giri 473, telefonata del 7 febbraio 85. Segretario, le richieste verbalizzi. Poi prende gli estremi, per favore. Vedo di seguire un ordine cronologico. Allora, bobina numero 14, telefonata numero 10. Telefonata numero 16, numero 17. Poi bobina numero 15, telefonata numero 5. Bobina numero 21, telefonata numero 6. Bobina numero 22, telefonata numero 12. Bobina numero 26, telefonata 18. Bobina numero 34, giri 1826. Bobina 34? Sì.
giri 1826, giri 2060, giri 2765. Purtroppo i periti, a seconda, perché sono diversi periti, usavano dei metri diversi per trascrivere le telefonate. Poi bobina numero 45, telefonata numero 31. E in ultimo bobina 57, giri 473. Basta. Difensore? Ma è sempre sull'utenza di Franco D'Agostino queste? Tutte sull'utenza di D'Agostino? Sì. No, qualcuno anche Guido Cercola, Cristo. Se non vado errato. Bisogna controllare le bobine, perché... Tribunale si riserva. Allora Bagnoni può andare. Allora restano da sentire alcuni imputati, quindi la prossima volta vediamo come possiamo fare il piano per la prosecuzione. Calò, Cercola Guido, Fiorini, Rotolo e Sciaudin. Allora, presidente, per Calò? Sì. Calò è intenzionato a rendere l'interrogatorio, sì. Però come lei avrà potuto notare non è trasportabile, per cui io credo che sia opportuno rinviare l'interrogatorio non a quest'altra settimana, a sabato prossimo, ma all'altra settimana. Cioè la rinuncia di Calò è stata data per proseguire l'udienza, ma come lei ha potuto notare non è in grado di venire in udienza, per cui volendo rendere l'interrogatorio forse è opportuno rinviare il suo interrogatorio ad altra data. Io penso che sabato potremmo concludere gli interrogatori, con riserva eventualmente di finirli lunedì se qualche cosa avanzasse. Calò è libero di venire se può venire, se sarà impedito lo valuteremo la prossima volta. Chiedo scusa, per quello che riguarda le verbalizzazioni, cioè le registrazioni, ecco, è previsto... diciamo un tempestivo sistema di trascrizione affinché possiamo prenderne visione? Più tempestivo possibile. Grazie. Entro quanto è in grado di farci avere le trascrizioni? Giovedì. Ah, ecco, dove? Cancelleria qui? Può farle avere... A Piazzale Clodio? Credo che sia più conveniente per tutti, vero? Certo, sì, Presidente. Allora, la cancelleria della prima penale, Piazzale Clodio. Sì, se fa prima, tanto meglio. Allora... È opportuno cominciare a citare qualche testo per l'udienza dell'altro lunedì, allora? Sì, potremmo cominciare... Io dico subito che vorrei aggiungere alla lista che ho già qui in atti, vorrei chiedere la citazione anche di Schiboni e Anna Maria. Allora, segni. Schiboni e Anna Maria. E anche Pellicani Emilio.
sì. E Pellicani Emilio. Lunedì, quando il tribunale... Allora l'udienza viene rinviata a sabato prossimo, il giorno... qualcuno c'ha il 7? Al 7 febbraio, disponendo che il rotolo sia rinviato alla casa circondariale di provenienza e che gli altri imputati... sta scrivendo Tota? E che gli altri imputati restino detenuti in Roma. Salvo che sia necessario il loro trasferimento in altre carceri per la loro comparizione di fronte ad altre autorità giudiziarie. Ordina la ritraduzione degli imputati detenuti per l'udienza di rinvio. La citazione dei primi 10 testi della lista per l'udienza del 9 febbraio, ore 9. Anzi, ore 10, perché forse c'è qualche strascico di imputati. Rinvio è l'udienza del 7. Fin d'ora si dispone la citazione dei primi 10 testi della lista per l'udienza di prosecuzione ulteriore del 9. Agli arresti domiciliari già sanno che sono autorizzati a venire senza scorta. L'udienza è terminata.